Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula, siamo ancora qui nella base di caccia con Monster Hunter Rise. Allora, oggi missione urgente, 6 stelle, una danza ammagliante, caccia un Mizutsune nelle rovine sacre. E c'è stato, allora, intanto mangiamo. C'è stato ribadito più e più volte che è un Mizutsune estremamente agitato, ma penso sia proprio un Mizutsune normale. Mettiamo resistenza acqua, mettiamo anche sangue freddo, va, che già che siamo qui, e medico Dango, ok? Pronti? E andiamo direttamente in quest. Avremmo preso tutto? Chi può dirlo? Allora, andiamo a vedere questo Mizutsune. Allora, mossi strani in questa missione non ce n'è. Un Ratian. Mizutsune è debole al tuono, quindi Ratian non ci serve a niente e l'Acnosom ci serve ancora meno. Quindi non possiamo avere aiuti esterni, ci dobbiamo arrangiare. Beh, non disprezziamo lo stesso, due mazzate gliele diamo lo stesso anche con il Ratian, però anche con l'Acnosom è un caso. Allora, Maxi 7, intanto li sto posizionando in giro, ma ne manca sempre qualcuno. Vabbè, adesso c'è un caos nella mappetta, ma poi andremo a completare anche quello, però vabbè, quello lo faccio da solo perché non serve a niente. In realtà, sbloccandoli tutti, Mizutsune, se vi ricordate l'altro video, ho avuto lo stesso problema e non riesco a, non faccio mai in tempo a contrattaccare il ruggito, oltre al fatto che Mizutsune è uno di quei mostri che mi massacra malissimo e fa anche male rispetto, avete visto il puke puke che abbiamo fatto per arrivare qui, che ci faceva poco o niente. Mizutsune con un colpo un terzo di vita, nonostante abbiamo mangiato per avere resistenza acqua, abbiamo comunque abbiamo mangiato per avere resistenza acqua. Credo che non abbia funzionato, perché c'è una percentuale di attivazione delle abilità di Dango e penso che non ha funzionato perché altrimenti avrebbe avuto la aia. Il numero in verde invece è normale. Bene, bene. Partiamo con i migliori auspici. Dicevo, debolezza elementare tuono, non abbiamo. Riusciamo a prendere questo? No, ci è passata sopra la testa. Non abbiamo armi da tuono. In realtà l'unico, pensavo stesse ruggendo. L'unico mostro tuono che abbiamo incontrato è stato il Kadachi. Potevamo farla l'arma di Kadachi. Ma mi manca la forma prima, mi servono degli artigli di Barrot, non c'entra niente, ma di basso grado, quindi niente. 6 stelle, sono contento di arrivarci perché in teoria, l'ho detto anche nelle 5, ma va bene, dovremmo sbloccare l'ultima abilità scambio. E i mostri iniziano a essere mostri seri, nel senso che, come vedete, già il Mizutsune è uno dei mostri che dà una delle migliori spade con elemento acqua, anche se non è la migliore in realtà. Aspetta, facci levare. Quindi iniziamo a poter pensare di fare armi e magari qua, ahia, qualche pezzo di armatura. Sto cercando di sopravvivere. Qualche pezzo di armatura finale, o meglio, finale no, perché le armature finali sono comunque i mostri a 7 stelle. Anche perché non diventeremo matti con le armature, dato che una volta che passeremo a Sunbreak non serviranno più a niente, perché le armature di alto grado rispetto alle armature di grado maestro sono sono niente, le armature di grado maestro più scarse hanno
molta più difesa. Allora dai, ce la siamo cavata abbastanza bene nella prima fase. Ora ci teletrasportiamo. Mamma mia, che macello che c'è. Aspettate, niente, non me la fa sistemare. Dopo la sistemo. Non si capisce niente, se no. Allora, qua ci siamo tornati. Ah, il Mizutsune è di là. Cercando di togliere un po' le bolle di dosso, ma... ok. Non se ne vanno più. Setto filo. Liscio. Siamo riusciti? Sì. Ok. Ah. Questo era bello. Possiamo ancora fare la foto al bombaggio, eh? Penso che la farò da solo. Ah, dicevo, gli setti filo, i maxi setto filo. Mettendoli tutti vi dà un premio della gilda. Della gilda? Della tessera? Sì, della tessera della gilda. Non so se dà anche un trofeo, però... Se non vi interessano queste cose, non ve ne fate niente. Oddio, sono sempre comodi per spostarsi, però... Primo rage, eh? Che mi preoccupa, dato che sono passati 5 minuti e ben dato il rage una volta sola. Sento acqua. Ok. Eh sì, anche perché con meno 3... Per fortuna che abbiamo mangiato per sangue freddo. Vedete la tacchettina che ci dice che se abbiamo più di quella vita un colpo solo non ci può uccidere. Ok, questo fa male. Iniziamo a vedere un po' di danni, cavolo. Spaccaelli con 55 già buono, ovvio. Se vedete, non li faccio gli spaccaelmi su Sunbreak, ma quando mi capita di farne che superano i 100 è un po' più interessante come danno. Au. Lui in compenso di danno ne fa tanto. Ci avete fatto caso, questa mossa. Au. Il aspetta, mamma mia che scemo. Ok, quella mossa lì con tutte quelle bolle il Mizutsune di basso grado non la fa differenza, oltre nell'attacco, nella difesa, nella velocità, ma principalmente hanno più attacco, più difesa e più HP, quindi più vita. La differenza principale poi altra è che solitamente hanno uno o due attacchi diversi, mostri di alto grado, così poi come i mostri di grado maestro, ma rimaniamo su Rise. Su Rise base, dove non ci sono. Stanco? Sì, vedete che ha cambiato colore le piume? Come si possono definire? Scaglie... Un incrocio tra una scaglia e una piuma. Schema colore del Mizutsune, spettacolare. Questo se non lo schivavamo... No, non eravamo morti perché abbiamo sangue freddo, ma... Diciamo che non ci sarebbe rimasto molto, eh. E voi dite, Titus, perché non ti curi? E ci avete ragione anche voi. Però, che fai? Ti curi proprio adesso? Per forza, sì. No, ci ha pensato Ashley, bravissima. Aspetta, dammi un secondo che foto. Però, scusa, ma scendi da... scendi da lì. Ok. Perché sennò lo facciamo cadere a terra, però se poi non abbiamo acutezza tanto vale. Questo Mizutsune, qui lo dico e qui me ne pento, sta andando molto meglio di quello che mi immaginavo. Dico me ne pento perché so già che adesso si rialza e ci one shotta malissimo. Peccato che viene detto che questo Mizutsune è così particolare quando poi è un Mizutsune normalissimo. Cercando di tagliare la coda, se non ve ne foste accorti.
Lo capisco sempre troppo tardi. Aiuto. Leggermente troppo tardi da non riuscire a contrattaccarlo. Ok, stai fermo qua, bravo. Ma sì, c'è la coda di misurazione. Oh, come sempre basta dire le cose. Ok, aia, stai fermo lì, bravissimo. Vai dall'altra parte. Diciamo che ci sta aiutando parecchio. È collaborativo. E poi vabbè, questa acutezza, per quanto faccia schifo, è veramente tutta un'altra cosa rispetto a quella che avevamo prima. E questa cosa è nuova anche per me, perché la prima volta Rise l'ho fatto con spada e scudo, e quindi le armi sono diverse. Allora, possiamo andare. Dov'è andato? Ah, qua sotto. Potevamo sempre prendere... Io ogni tanto... Mamma che tristezza, una picconata la do, perché mi serve... No, scendi. Mi serve il Fucium, che vabbè, qui non si trova. In teoria. Però, visto che finisco sempre a corto di minerali... Qui l'avevo capito, ma non potevo fare niente. Ok. Misuzione di notte però è proprio il suo, Attenzione, sta morendo, attenzione. Fermi tutti. Ce la possiamo fare. Ma io credo che anche per voi siano molto più interessanti vedere i mostri di alto grado, perché wow, c'è un po' più sfida. E a parte che fanno attacchi un po' più belli anche da vedersi, e poi hanno delle resistenze un po' più alte, quindi li vedete. Aia, qua ci ho salvato quell'abilità lì. Li vedete combattere, anziché quelli di basso grado prendono botte soltanto e muoiono malissimo. Peraltro ci ha fatto finire. Di qua ce la faccio? Mamma mia, è pronti soccorsi, ci ha fatto finire. No, au, l'ho visto arrivare, ci ho provato e ho lisciato malissimo. Ok, vicino. Questo attacco, se avete problemi, dovete stare il più vicino possibile al Mizutsune. Vedete che come mi sono allontanato un po', mi ha preso. Mi sa che ci secca proprio adesso che eravamo quasi arrivati, mamma mia. Ok, poveretto, ha fatto un volo della miseria. Tra l'altro, se ci fate caso, abbiamo un malus tipo acqua, quindi la resistenza si ricarica molto più lentamente. Proviamo uno spacca elmi, proviamo. Allora, preso, l'abbiamo preso. Ci ha preso anche lui. Se fosse morto con quell'attacco sarebbe stato molto epico. Molto difficile anche. Oh, eccoci qua. Bene, posso dire che è stato meno peggio di quello che pensavo? Non si dice meno peggio? Non credo. Però siamo riusciti. Allora, io intanto scalco, ci ritroviamo, vabbè, nel premio dirà che siamo passati a grado cacciatore 6 e ci vediamo io a Kamura, nella base di caccia, per vedere cosa ci viene detto. Ci vediamo dopo. Eccoci tornati, è tornato anche Fugen. Oggi finalmente abbiamo la risposta sull'Ibushi. La risposta alla grande domanda che affligge Kamura da anni: qual è la causa della furia? L'Ibushi. È grazie a te. Come? E grazie a te la caccia al povero vecchio Mizutsune, se finalmente lo abbiamo capito. Quindi era vecchio quel Mizutsune, per quello che è morto subito. Subito, oddio, subito mica tanto.
Mentre indagava sui mostri coinvolti, la Gilda si è imbattuta in diversi indizi rivelatori. Vediamo. Ah, questo dice Fugen. Tutto riportava alla furia e a quella misteriosa creatura celeste. E non solo, la nostra squadra ci ha riferito di aver visto la bestia celeste sorvolare le rovine sacre. Altra cosa che sarebbe stata bella, ad esempio, in questa missione, mentre andavamo a cercare Mizutsune, vedere gli Ibushi passare via. Sarebbe stato carino. Subito dopo, tutti i mostri nei dintorni sono diventati terribilmente violenti. E quel Mizutsune, essendo per lui la stagione dell'amore, è stato parecchio influenzato. A noi sembrava un po' più scarso del normale. Abbiamo sempre pensato che gli attacchi dei mostri agli umani fossero semplicemente nella loro natura. A quanto pare, invece, è tutta opera di quel mostro. Prima li fa impazzire, poi ne causa la migrazione di massa. Simpatico. Ecco la spiegazione della furia. Quindi l'Ibushi passa, spaventa così tanti mostri da farli andare fuori di testa e da migrare tutti insieme. Migrare nel senso che saranno in fuga dall'Ibushi, probabilmente. È per questo che questa bestia veniva sempre avvistata subito dopo l'inizio della furia. Noi l'avevamo vista nel primo episodio volare sopra Kamura, ma ci siamo accorti solo noi. Peraltro abbiamo fatto anche finta di niente, c'è un drago gigante che vola, però facciamo finta di niente. La Gilda ha nominato questo mostro feroce l'Ibushi del vento, ma ce l'avete detto voi l'altra volta. È la causa della furia e pertanto va sconfitto, a prescindere. Va sconfitto. Perché deve magari mandarlo via, farlo... no, uccidiamolo e punto. Sicuramente non tarderà a tornare, quando accadrà conteremo su di te, il che mi fa pensare... Missione per passare alle 7 stelle. Di solito, quando dicono così, adesso fai altro, vediamo. In attesa di ulteriori sviluppi puoi iniziare a occuparti delle missioni 6 stelle, sì. Quindi faremo le missioni 6 stelle, dopodiché ci sarà l'Ibushi. Allora, Minotto dici. Ciao Titus secondo, ora puoi accettare le missioni 6 stelle, dai un'occhiata appena hai tempo. Riesci a credere che la furia in realtà è una migrazione di massa di mostri? Beh, si vedeva, eh. Non posso immaginare quanto potere debba usare l'Ibushi del vento per riuscire a provocare un tale tumulto. A ogni modo, non c'è attimo da perdere. Dobbiamo placare la furia e porre fine al dolore di mia sorella. Eh sì, perché poveretta, lei è in simbiosi con l'Ibushi. 6 stelle, abbiamo. Roba semplice, dobbiamo completarne 5, come l'altra volta le farò da solo. A meno che non c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo lo Zinogre. Somnacant, questo è un po' più semplice. Bariot, un po' più semplice. Abbiamo Somnacant e Bariot che sono molto più semplici dello Zinogre. Toby Kadachi, Anjanat, Nargacuga, Rathalos. E poi abbiamo, scontro nell'arena, forse la prima tripla missione della base di caccia, penso proprio di sì. E missione mostri secondari, Uroktor e Arachnoid. Allora, vabbè, poi andrò a vedere cosa fare. Sono abbastanza semplici, cioè il Mizutsune mi sembra quello un po' più... ostico di questi mostri, oltre allo Zinogre e forse il Rathalos. Abbiamo sbloccato le caverne laviche, giusto? Sì, giustamente essendoci il Rathalos. Poi, allora, Utsushi, noi contiamo su di te, è la terza volta che veniamo qui apposta, eh? Accidenti, stai dando davvero una bella lezione con i mostri, stai diventando un cacciatore esperto ormai. Persino i cacciatori più esperti hanno bisogno di nuove speziose abilità che scambio. So che non vedi l'ora di imparare, ma ti avverto, le nuove missioni sono davvero speciali. Perché noi che usiamo la spada lunga dobbiamo fare la missione più difficile? Se non sarai pronto ti faranno sudare freddo, quindi preparati ad affrontarli. Vabbè, da un lato beh, giusto perché... Aspita. Da un lato giusto perché se le mettevano tutte insieme ci sarebbe stato un grado stelle con dentro 13 missioni, era un po' eccessivo. Noi dobbiamo fare Zinogre e Mizutsune. Nella stessa quest. Sarà divertente. Zinogre però è debole al ghiaccio. Poi abbiamo doppie lame Angena Teratian. Lancia fucile cattura un Bariot. Falcione insetto Somnacant e Acnosom. Arco doppio Toby. Credo che la missione più difficile sia proprio la nostra. Allora, abbiamo sbloccato qualche altro dango? Sì, credo proprio di sì. Vediamo. Allora. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Niente. Ah, ok, resistenza drago 2, quindi più 10. Abbiamo visto che gli altri li abbiamo sbloccati a 4 stelle, questo si sblocca a 6.
sempre perché mostri di tipo drago in realtà non ne abbiamo ancora incontrati. Poi ci parlerà, ci parleranno tutti. Ah, l'uomo dei cani, dici? Come va la caccia con i compagni? Ma non lo usiamo. I compagni Fabio mi hanno detto di voler migliorare nel creare... Mi hanno detto di voler migliorare nel creare l'equipaggiamento per i compagni canai. Ma devo fare pratica. Se ordini equipaggiamento da loro, avrai articoli di qualità e allo stesso tempo li aiuterai. Aiuterai anche me. Ah, ok, dovremmo fare un tot di armature. Quindi se si saranno esercitati abbastanza, torna da me per ringraziarti, ti darò dell'equipaggiamento per canai. Forgia 15 pezzi di armatura. Noi ne abbiamo ben 3. Perché abbiamo i 3 originali. Pergamino assalto, ok. Allora, vediamo cosa ci dice. Ah, pensavo fosse... di solito ci dà un fracco di missioni. Io oggi sono andata alla foresta inondata a prendere del pesce per prendere più saporiti i miei dango a coniglietto, ma uno stupido Nargacuga si è schiantato nella foresta facendo un gran baccano spaventato i pesci. Così sono andata a pescare da un'altra parte, ma c'era un Juratodus. È apparso all'improvviso e ha iniziato a lanciare fango dappertutto. I pesci sono scappati. Potresti occuparti tu di quegli stupidi mostri doppia questa? Ti prego. Quindi Juratodus e Nargacuga. Ok, il nome di Dango. Ci vuole qualcos'altro? C'è una cosa di cui sento di poter parlare solo con te. Attenzione. Voglio preparare dei Dango salutari che aiutino a stare in forma. Peraltro Yomoji ci viene detto dal gatto nascosto in casa nostra che è stata trovata fuori da Kamura e non si sa da dove arriva. Neanche in Sambre che viene spiegata questa cosa, però il fatto che ce lo dica è strano. Conote mai, sto leggendo dei libri che parlano di farmacettici. Tipo cosa fa bene. Ma l'esperienza sul campo conta di più, per questo avrei bisogno di ingredienti un pochettino più rischiosi. Vediamo cosa dobbiamo procurargli. Allora, sedativo di Somnacant, vabbè, non l'abbiamo ancora fatto, e una sacca di Poké Poké. Dango medicinali migliorati, che considerando che noi lo usiamo, può esserci utile. Cos'altro vuoi dirci? Che stress. Sai che ti sono super grata perché vieni qui a ordinare i Dango. Hai mai sentito parlare delle uova di Wyvern ricercate, che sono le uova di Wyvern, ma dei livelli di alto grado? Sono costosissime, va bene. Sono super deliziose le uova, le migliori uova che ci siano. Quindi dobbiamo andare a prendere, non le voglio fare queste cose. Due uova di Wyvern, vabbè, basta andare in una missione, poi magari faremo tutte insieme questa cosa qua. Una missione di alto grado. Abbiamo rielaborato le ricette. Vabbè, questi sono i Dango nuovi che ci ha detto anche quella dentro. Tu, non ci abbiamo mai parlato con te, Shika, no? Ciao, sono giunto alla conclusione, ho capito come continuare a condividere il mio talento artistico con il mondo. Per attirare l'attenzione bisogna pensare in grande, no? Perciò potrei scrivere le mie poesie con un pennello bello grosso. Ci serve un grande pennello. È un peccato che solo pochi altri saranno in grado di raggiungere i miei stessi livelli di genialità. Comunque vorrei raccogliersi dei materiali per realizzare il pennello. Un bultrome? Pennello cinghiale. Allora, nel frattempo comporrò una poesia, ok. Una coda di Almudron. Ah, un schema di un faccione incessetto. Coda di Almudron, però penso che sia di basso grado. Diciamo, altri gioielli, ok. Poi, vediamo, se noi andiamo a migliorare l'armatura, vedete, l'avevamo già migliorata, adesso si migliora ancora di più. Abbiamo sbloccato anche le sfere armature dure. Adesso arriva al livello 9, però prima di farla voglio vedere le altre armature che ci sono in giro. Fuga NDC. Ormai è raro vederti senza un floretto al braccio. Ce l'hai potenziate ancora? Ottimo. L'ultima volta, quindi anche qui, una volta arrivati a 6 stelle, finiamo di potenziare i floretti. Sembra che non hai raccolto tutti i tipi di floretto, ma non c'è fretta, quando ti va? In che senso? Non si raccolgono i tipi di floretto. Cosa ci sta dicendo Fughe? Cosa mi sta sfuggendo? Caccia è livello 3, come tutti, quindi anche il nostro sarà migliorato, no? 50, resistenza 90, incremento 5, 9, 4, 2. Ok. Non li abbiamo raccolti tutti. Questa cosa è strana. Allora, niente video? Per lui arriva un sacco di momenti. Avrà sbloccato le altre zone
di alto grado per i mercenari, mentre lui ci dirà la stessa cosa agli altri gioielli. Ora, facceli vedere però questi gioielli. Allora, danza bollicine, ampia area, spaccamostri. Spaccamostri è una bella abilità, mi piace. Resistenza malus, pasto veloce, angelo custode. Maestro corno, attacco veleno, finita scivolata. E basta, questi sono quanto le armi abbiamo sbloccato. Vedete, si è spostato tutto di un paio di tacche in là. Quindi abbiamo armi un po' più potenti. Già questa con 190 di difesa, sì, di difesa, di attacco. E un po' meglio di acutezza sia blu che verde, non è male. Celle di fuoco le troviamo alle caverne laviche. Gli artigli di Volvidone, dobbiamo andare a uccidere Volvidone. Zinogre, poi abbiamo Almudron, quindi ci fa capire che mostri sbloccheremo in queste zone. Tigrex, Mizutsune, ottima Mizutsune. Narga, due sono. Ghiaccio, va bene, è quella che abbiamo fatto. Non so cosa serva per potenziarla. Una serie sconosciuta, ovviamente sotto la Ratian sarà la Rathalos. Serie d'osso che si potenzia, però queste si sbloccano quando sblocchiamo certi oggetti, quindi ancora non ce l'abbiamo. I potenziamenti della Juratodus. La Tormentora arriva direttamente dal mostrante runo, eh. Ottimo attacco, acutezza penosa, affinità peggio. La Magna Malo, il fatto che si potenzia vuol dire che è qui alle 6 stelle. E delle serie sconosciute. Ah, possiamo potenziare anche la Lama Dismessa, anche se passa da 120 e 7 di fuoco a 180 e 10 di fuoco. Non è un granché, eh. Da quello che abbiamo visto ho il dubbio che dovremo... Non saranno solo 5 le missioni da fare, ci saranno 5 qualcosa, tipo li busci forse, e poi altre missioni e una urgente per passare alle 7. Ma direi che mi strozzo, che ci siamo dilungati troppo. Ci vediamo nel prossimo video, vi ringrazio per essere stati con me. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, che è utile, che così il canale prende anche visibilità. Dicevo, ci vediamo nel prossimo video, che andremo a fare la missione per l'ultima abilità scambio, faremo i sottomarini e poi proseguiamo un po' alla volta. Vi ringrazio per essere stati con me, buona caccia a tutti da Titus in Fabula.